Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Grandissima impresa della Paolo Campora, la squadra femminile ovadese di Tamburello Indoor, qualificata alla fase finale del campionato di Serie A, che avrà luogo il 4 e 5 marzo prossimi in provincia di Oristano, in Sardegna. Grande soddisfazione del team ovadese, con in testa il presidente Mario Arosio. Siamo fiduciosi di avere con noi ragazze veramente preparate che hanno nel loro DNA la voglia di vincere, la voglia di fare bene. Quindi abbiamo buone prospettive, speriamo di ottenere un buon risultato sia per noi come società, ma soprattutto per il movimento del Tamburello Ovadese, che sicuramente in questo momento ha bisogno di un rilancio e di essere conosciuto anche a livello nazionale. Un traguardo raggiunto dopo le vittorie su squadre blasonate come il Mezzo Lombardo, il Sabbionaro e il Besenello, che fanno ben sperare le ovadesi allenate da Pinuccio Malaspina e capitanate da Luana Parodi. Ci stiamo preparando, stiamo facendo gli allenamenti, duri allenamenti. Abbiamo giocato bene sia nel concentramento a Ovada e anche in quello di Besenello, solo che Besenello la palestra era un po' bruttina e quindi abbiamo un po' patito. Però ce la siamo cavata bene con 13-10. Sabbionara è una squadra di altissimo livello, campione d'Italia, campione d'Europa, quindi... ce la ritroveremo sicuramente ad Oristano e speriamo di magari di vincere, se non vinciamo di giocare bene almeno. Luana Parodi con la sorella gemella Chiara sono da sempre le colonne portanti della squadra, rafforzata naturalmente da altre valide atlete come Jessica Gozzellino, ora purtroppo infortunata, e dalla sigiana Cecilia Della Valle. Questo è stato un gruppo nuovo e devo dire che è stato subito affrontata la situazione molto bene. E, è una bella squadra, speriamo di riuscire a dare il meglio in queste finali. Ovviamente la trasferta in Sardegna comporterà difficoltà logistiche e spese impreviste, ma il team ovadese è più che mai carico e motivato per la conquista dello scudetto. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Il meteo, in collaborazione con... Ascolta le tue emozioni. Radio City. Ascolta le tue emozioni. Radio City. Il Museo di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova ospiterà fino al 25 di giugno la mostra Dinosauri, che permetterà al pubblico di fare un salto indietro nel tempo per ammirare questi animali che abitarono il cielo, la terra e i mari del nostro pianeta. Ci si immergerà poi in una foresta primordiale per ammirare le grandi riproduzioni, l'ittiosauro simile a un delfino, il carnotauro, carnivoro con strutture simili a corna, l'amargasauro, erbivoro, l'albertosauro e il tirannosauro, grandi predatori. Fino al 25 di giugno al Museo di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova.